Mentre in piazza ieri assistevamo a questo, indignati politici, noi italiani solo, ma veneti! Stamane documentavamo quest'altro. Può dare luogo e data di nascita. La Lega Nord oggi continuava a raccogliere firme per chiedere un referendum che permetta ai veneti di esprimersi sull'indipendenza. Stesso obiettivo, ma attraverso vie diverse, quelle più istituzionali. Del resto la Lega è ancora presente nella stanza dei bottoni. Abbiamo provato inizialmente, ineggiando la secessione, abbiamo visto che quella via non era praticabile, abbiamo provato la via delle riforme costituzionali, del federalismo. Noi le nostre battaglie continuiamo a farle. Eravamo l'unica forza politica, quindi chiaramente da soli, non in grado di poterlo scardinare il sistema. Ben vengano sentimenti di questo tipo. Io penso che il Veneto possa fare anche da apripista. Non si può negare però che del tempo è stato perso. I deputati nostri non hanno pensato a rivalutare il popolo veneto come meritava e quindi purtroppo abbiamo perso molto tempo, ma non è mai troppo tardi. La Lega guarda con favore il risultato ottenuto dai cugini di plebiscito.eu. Giampaolo Gobbo parla di risultato positivo e gesto intelligente. Sulla scia grillina dice si è utilizzato per la prima volta il supporto telematico. Ebbene, tener conto del risultato. Avrebbe certamente preferito essere lei, la Lega, su quel palco e punta in realtà a farlo attraverso il referendum. I veneti finalmente si sono svegliati. L'importante è creare, indipendentemente da centro, a destra e a sinistra, è creare un movimento che lavori per l'autonomia, per l'indipendenza del Veneto. L'azione strategica è tutti insieme raggiungere l'autonomia, l'indipendenza del Veneto. Anche il presidente della regione parla di ottimo segnale, ma aggiunge anche che quel che accadrà rispetto a quanto annunciato, disobbedienza fiscale, autostrade gratis e così via, è di loro competenza.